Allora, con mister Mara, mister, sì, già basta. Sì, siamo contentissimi. Poi il modo in cui è arrivato, un grandissimo sacrificio da stare con me dal 28 luglio, quindi a stare sul pezzo non era facile. Che comunque questa vittoria è partita dall'anno scorso, dalla sconfitta di Ischia. Mi ricordo l'artefice è stato proprio Salvatore Di Costanzo, mi ricordo che nel tragitto di Ischia, anzi ci rincuorava perché lui già aveva premeditato di venire a Pozzuoli. State tranquilli, noi andiamo a Pozzuoli perché neanche a fare la posta per Budavana è retrocesso quel giorno. Ed era stato lungimirante in quelle situazioni, quindi è una vittoria che parte già dall'anno scorso. Poi... Bentornato Diavolo. Bentornato Diavolo e ringraziando il Signore oggi siamo stati ripagati dei sacrifici di un anno intero. Lo meritiamo tutti, dalla società, dal mister, allo staff, ai calciatori. Tutti i tifosi, dal primo all'ultimo, ognuno è stato in maniera impeccabile e indispensabile alla causa. Ed ora? Adesso ci godiamo la festa come è giusto che sia e poi niente. Parte di Sidonia. Si festeggia, basta. Poi si festeggia, basta. Per adesso. Poi vediamo. Sono concluse le due. È giusto che. Sì, sono finito. È giusto che devono essere gratificati, soprattutto il mio staff insieme al direttore hanno fatto un grandissimo lavoro perché non è facile sopportarmi, io l'ammetto, quindi lo confermiamo. È stato un grandissimo lavoro iniziando dal magazziniere Policano, Gigi Di Palma che sempre è il mio presente. Fedelissimo, lo stesso Armonia, Santoriello, Troise, Ciccarelli, Costagliola è l'uomo invisibile che nei momenti importanti ha detto sempre la sua parola perché la sua esperienza e poi la società che ci ha permesso tutto questo. E un grazie ai tifosi, ai tifosi e con la speranza che già dall'anno prossimo si vede sempre questo spettacolo. Allora Presidente, ha detto il mister che è difficile da sopportare, ora siamo arrivati a questa vittoria. Questa è una vittoria, lui è stato lungimirante perché l'anno scorso dalla sconfitta di Ischia ha detto state tranquilli, anzi era lui che ci rincuorava dicendo noi andiamo a Pozzuoli e vinciamo la Serie D. Quindi il merito soprattutto è di questo signore insieme a Pietro e Vincenzo, è il papà di questa persona che ha creato tutto questo, è stato bravo. Senza chiedere nulla a far credere nel progetto di Costanzo. Quindi io lascio la parola a lui che è lui il capo di tutto. Anche se di solito è un uomo di poche parole. No, però quando si fa sentire, quindi lo sappiamo bene. In bocca al lupo. Diciamo che tutto quello che ha detto il mister può essere fino a un certo punto. Se oggi però abbiamo vinto è perché realmente abbiamo un gruppo forte, ma oltre ai calciatori, il mister, il direttore Costaiola, il direttore Pirone, tu che ci affianco a noi, siamo tutti quanti uniti. E questo oggi ci ha portato a vincere il campionato, anche soffrendo sui calci di rigore. Presidente, allora è partita la festa? Sì, è partita la festa, finalmente, se lo possiamo dire adesso, siamo in Serie D. Dopo un grande percorso fatto dalla squadra, credo che abbiamo meritato fin dall'inizio questa promozione. Adesso è il momento di festeggiare, e poi si vedrà per il futuro. Contenti che la Pozzuolana adesso è tornata di nuovo in Serie D. Fabrizio, tu hai iniziato il corso delle interviste qui a Pozzuoli, ora le chiudo. Sono felicissimo perché si è chiuso un ciclo. L'anno scorso su questo campo io, Paolo, Catinali abbiamo pianto e adesso era giusto festeggiare. Sono felice perché la mia città non merita questa categoria.